Un saluto ai nostri telespettatori. Dunque, approfondiamo innanzitutto la tematica che abbiamo seguito anche nel corso dei nostri notiziari della possibilità dell'inizio di una nuova stagione per l'agro nocerino sarnese, dettata da una sorta di nuova concertazione tra tutti i sindaci che fanno quadrato, che dovrebbero fare e potrebbero fare quadrato rispetto alle priorità di un territorio da tempo bistrattato dalle istituzioni superiori. Si è reso promotore di un incontro tra tutti i primi cittadini dell'agro il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo, un incontro al quale hanno preso parte quasi tutti. Mancava qualche nuovo sindaco, qualche sindaco eletto di recente per motivi e per impegni istituzionali, come il sindaco Alberico Gambino, impegnato nella seduta di consiglio comunale in quella serata, ma al quale chiediamo, abbiamo ospite nei nostri studi e quindi approfittiamo subito per approfondire questo argomento. Sindaco, grazie per essere qui con noi. Dunque, Grazie a voi. può essere davvero l'inizio di una nuova stagione, quella di un dialogo che si riapre in maniera concreta tra tutti i sindaci del territorio? Un saluto innanzitutto a tutti i telespettatori di Telenuova e vi ringrazio ancora una volta per avermi dato l'opportunità di poter parlare ai miei concittadini. Sì, io voglio pubblicamente ringraziare Pietro per questa importante iniziativa che ha preso. Mi dispiace tantissimo non aver partecipato a questo incontro, però ovviamente sicuramente ci saranno una serie di altri incontri, perché ritenevo e ritengo che a mio avviso non è importante il confronto e il dialogo con gli altri sindaci dell'agro nocerino sarnese. Io ritengo invece che sia fondamentale, perché l'ho detto anche in campagna elettorale e fa parte anche del progetto di programma di mandato che ho presentato in Consiglio Comunale qualche giorno fa. L'agro nocerino sarnese è un'unica, può essere immaginato come un'unica grande città e i grandi progetti di sviluppo bisogna inevitabilmente concordarli con i sindaci dei paesi tutti dell'agro. Quindi io immagino una metropolitana dell'agro perché ritenevo e ritengo tuttora che la mobilità all'interno dell'agro nocerino sarnese è tra l'agro nocerino sarnese e la città metropolitana di Napoli e la città di Salerno sia fondamentale unire con immaginare una mobilità efficiente tra l'agro nocerino sarnese e l'università di Fisciano. Credo che sono uno dei temi su cui bisogna assolutamente intervenire velocemente, immaginare con progetti ambiziosi, visto che ci sono anche le risorse della comunità europea che vanno assolutamente sfruttate. Su questo versante mi auguro che si possa in tempi brevi riuscire ad intavolare una discussione che sia produttiva e possa portare a casa un risultato assolutamente confacenti a quelle che sono le esigenze del cittadino dell'agro nocerino sarnese e ovviamente della mia Pagani. Ecco, i suoi colleghi lo hanno rimarcato anche nei servizi che abbiamo effettuato, la nostra redazione all'interno del TG, ritengono che sia una chance importante, quella di unire le forze, dunque diciamo di fare quadrato per cercare di ottenere dei risultati. Su alcune problematiche che sono arrivate al capolinea, i trasporti, ma i trasporti immaginando una problematica alle spalle ben più grossa, che è quella del miglioramento della qualità della vita, sia dal punto di vista Assolutamente, ambientale che assolutamente. Io ritengo che appunto partire da questo tema, trasporti, mobilità all'interno del nostro agro nocerino sarnese e guardando anche ad visioni più ampie dei collegamenti, appunto, come dicevo prima, tra Napoli, Salerno e l'Università di Fisciano, in automatico poi si andrà a migliorare la qualità della vita. Se appunto avessimo la capacità di immaginare un futuro dove si possa sviluppare di più la rete
ferrata, quindi eliminare molto il traffico, molto delle auto, molto dei mezzi pesanti dalle nostre strade, molto anche degli autobus, perché sviluppando la rete ferrata, ecco, anche l'inquinamento ambientale. L'idea potrebbe essere anche quella di navette elettriche che possano collegare i comuni dell'agro almeno, quindi per una circolazione interna al circuito. Io su questo versante, a dire la verità, ho idee abbastanza chiare, sono anche idee abbastanza ambiziose, quelle dell'interramento totale della rete ferrata, che questo sarebbe il mio sogno, un sogno atavico che avevo già a suo tempo, sottoposi già a suo tempo ai colleghi del patto territoriale, su cui si stava evidentemente lavorando. Poi purtroppo quella stagione è terminata, ma mi auguro di poter riprendere attraverso uno strumento di concertazione che bisogna appunto individuare, il confronto con appunto il colloquio con gli altri colleghi sindaci dell'agro nocino-sarnese, quindi interramento della rete ferrata, cercare di potenziare quanto è più possibile questa metropolitana che possa appunto unire la metropolitana dell'agro con la metropolitana di Salerno e con la circumvesuviana di Napoli e la metropolitana di Napoli. Quindi veramente bisogna interagire, ecco, queste sono le grandi visioni di sviluppo del territorio, perché come dicevo prima, se i trasporti su rete ferrata, quindi senza inquinamento, possono essere utili al territorio, si andrà quindi a ridimensionare notevolmente quello che l'inquinamento ambientale, una parte dell'inquinamento ambientale, perché poi bisogna immaginare di poter completare e realizzare il progetto del Grande Sarno, perché anche questo è fermo alla stazione, ma dobbiamo cercare, ecco, in tutti i modi di farlo ripartire nel miglior modo possibile, tenendo presente anche quelle che sono nel frattempo le peculiarità della nostra terra. Quindi c'è tanto da fare, grandi progetti che devono essere condivisi e sostenuti e supportati al di là delle appartenenze partitiche, perché poi non sono i partiti che amministrano, ma sono le donne e gli uomini animati da buona volontà che amministrano i nostri territori. E amministrare i territori è un'impresa non facile, sicuramente in aree come l'agro nocerino-sarnese. Da dove partiamo per cominciare a parlare della sua città che lei ritorna a governare? Intanto una seduta di consiglio comunale, quella appunto di 2 giorni fa, dove ha illustrato il suo programma, il programma amministrativo della sua coalizione. Certo. Ci sono dei punti che vuole sottolineare e che intende realizzare a tutti i costi? No, io intendo realizzare tutto il programma che ho presentato, perché dicevo il politico si deve contraddistinguere per questo. Io ho sottoscritto un contratto, un patto con i miei concittadini nella chiusura del primo turno elettorale, quindi il 24 di maggio, e intendo realizzarlo tutto, dal PUC, perché ormai non è stato fatto niente su questo versante, appunto attraverso la società di trasformazione urbana dobbiamo realizzare il PUC, abbiamo dei tempi veramente molto limitati, faremo una corsa contro il tempo, nonostante le risorse finanziarie sono disastrose, perché alla fine quasi quasi anche io avevo creduto che il comune di Pagani fosse in una fase di tesoretti, di grandi tesori, invece il comune di Pagani è sull'orlo del dissesto finanziario e sto lavorando con i tecnici del comune e con l'assessore al bilancio, il mio amico Giancarlo Contaldi, che si sta dando da fare per evitare questa sciagura sul nostro comune, ovviamente dovendo cautelarci tutti quanti, perché poi la situazione, ripeto, è drammaticamente, e lo hanno detto, non lo dico io, lo dicono gli atti anche della Corte dei Conti, lo dicono i funzionari del comune di Pagani, si parlava di risanamento, invece è a uno sfascio totale. Però ciò nonostante noi non ci abbattiamo, abbiamo la determinazione, la voglia di fare,
la grinda e soprattutto io da uomo innanzitutto e poi da politico ho preso un impegno con i miei concittadini, impegno che intendo mantenere, cioè ciò nonostante, perché lo dissi già a suo tempo, io comunque porterò a termine tutto quello che il programma di mandato che ho presentato in Consiglio Comunale in settimana e che ho presentato ai miei concittadini durante la campagna elettorale, quindi non ci fermeremo davanti a niente, davanti a nessuno, stiamo già lavorando e magari dopo, se me ne darà l'opportunità la dottoressa Torre, per immaginare l'apertura di nuovi parcheggi sul nostro territorio, o parcheggi che erano stati fatti dal sottoscritto e non erano stati mai aperti, come quello di Via Risorgimento, come quello che dovremo aprire su Via De Gasperi. Ho chiuso, abbiamo fatto una delibera di giunta la settimana scorsa per un comodato d'uso di una parte della Cirio per fare un parcheggio su Piazza Cirio, e voglio ringraziare ancora una volta la famiglia Vitolo per aver messo a disposizione quell'area per la città a titolo assolutamente gratuito, quindi un comodato d'uso gratuito. Dobbiamo mettere in funzione i parcheggi di Via Pittoni sia a destra che a sinistra, mettendo le sbarre come bisogna fare una città all'avanguardia. Abbiamo riaperto quel parcheggio dietro lo stadio Marcello Torre, perché era rotto, perché abbiamo, ospiti dello ospiti, stadio. Sì, era rotto, ma per gli abitanti di Via De Gasperi me lo chiedevano e l'abbiamo messo in funzione, fermo restando che io ritengo che Via De Gasperi di via Tramontano, fermo restando che io ritenevo e ritengo che anche su Via Tramontano bisogna individuare una strategia per realizzare qualche area di parcheggio, perché ormai è diventata una zona ad alta densità abitativa e non è tollerabile che ci sono macchine e automezzi parcheggiati lungo la strada, perché è pericoloso sia per i pedoni sia per chi appunto parcheggia. Bisogna ripristinare e mettere in ordine il parcheggio di via Garibaldi, che realizzai e inaugurai nel 2006, bisogna regolarizzare anche il parcheggio di via Maturo, quindi diciamo c'è tanta carne sulla brace, molte cose le abbiamo già messe in funzione, quindi stiamo lavorando velocemente affinché, dicevo, noi lavoreremo su due binari, il binario dell'emergenza-urgenza e il binario della programmazione. Sull'emergenza-urgenza veramente con grande determinazione, con grande forza e con grande amore, soprattutto con quel piccolo di gusto che ve ne è assolutamente bisogno, stiamo facendo sì che questa nostra città possa mostrarsi non solo ai nostri concittadini ma anche a quanti vengono da fuori quanto più bella possibile, efficiente possibile. Mi incuriosisce rispetto a tutto questo come farete dal punto di vista economico-finanziario? Ma guardi, io le posso dire una cosa, io parliamo per esempio delle universiadi, sono stati, lo stadio Marcello Torre ha avuto un finanziamento, ma è uno stato indecoroso il modo in cui ho trovato lo stadio, perché dovevamo fare una serie di piccoli accorgimenti, oltre ai grandi che pure ho fatto fare, dove ho trovato disponibilità da parte di privati a regalare al comune. Ecco, parlavo prima della famiglia Vitolo che ha dato a disposizione quell'area per fare un parcheggio. Alcuni privati hanno fatto sì che lo stadio Marcello Torre potesse avere una zona, coprire una zona all'interno del tunnel per gli spogliatori, dove vi era una cosa indecorosa. Abbiamo lavorato con la Pagani Servizi e voglio ringraziare innanzitutto il neo amministratore, ma soprattutto tutti i lavoratori della Pagani Servizi che hanno dato grande disponibilità nel taglio dell'erba, perché è una cosa indecorosa pulire all'interno, abbiamo messo dei fiori grazie a dei privati all'interno dello stadio, fuori allo stadio, ci hanno regalato la copertura della botola attraverso la quale escono i calciatori, ci hanno regalato le bandiere per mettere fuori allo stadio, abbiamo recuperato un'area che sto facendo vedere ad alcuni miei concittadini delle foto e mi dicono, parliamo del laghetto che sta su Vasca Pignataro, dove un'area che abbiamo destinato alla cura da parte dei Boy Scout, faremo un parco giochi,
ma non fra 20 mesi, fra 3 anni, fra 5 anni, no, fra una settimana. Infatti appunto da questo dovrebbe... più di un mese. Perché di quando faccio vedere, dice, quando faccio vedere queste fotografie ai miei, alcuni miei concittadini, sì, vabbè, ma questo è il progetto che dovete fare. No, questa è una cosa che ho realizzato anni fa e che era abbandonato a se stesso, come era abbandonato a se stesso lo spazio antistante dello stadio comunale, come era abbandonato, come è stato abbandonato a se stesso il porco urbano, come era abbandonato appunto tutte queste aree di parcheggio, come era abbandonata la villa comunale che stiamo ripristinando e dare ai nostri concittadini. Avevamo dei giochi, delle giostrine per i diversamente abili che sono stati presi con un finanziamento regionale al comune di Pagani, da diversi mesi erano allocati sotto il garage dell'auditorium. Abbiamo ripreso le piazzette qui, tutta la piazza, la zona, la via Salerno, via Torino, la piazzetta di Santa Rita. Certo, c'è ancora tanto, ma tanto, tanto, sì, un sacco di rotatorie, la rotatoria su via Tramontano, quella strada che io realizzai a suo tempo tra via Tipaldi e via Tramontano, abbiamo fatto pulire la strada, la rotatoria che sta su via Regata. Stiamo facendo sì che i cittadini possano adottare uno spazio verde per curarlo. Bisogna interagire con il cittadino, no. Il cittadino deve quello essere protagonista. Dico... Allo stadio Marcello Torre, per esempio, abbiamo dovuto anche fare ripristinare l'impianto di illuminazione perché non funzionava, e se l'impianto di illuminazione non funzionava, sapete che cosa succedeva alla Paganese Calcio? Succedeva quello che è successo al Bisceglie o a qualche altra città. Non poteva essere ripescata. Abbiamo messo in funzione l'impianto di videosorveglianza all'interno e all'esterno dello stadio Marcello Torre, perché cari amiche e cari amici tifosi della Paganese, sa che cosa sarebbe successo alla Paganese seppure l'impianto di videosorveglianza non funzionava? La Paganese non poteva essere ripescata. Io voglio chiederle questo a proposito, lei sta dicendo appunto di aver trovato una situazione di grado e di abbandono anche dello stadio, oltre che gli altri punti della città. Nel finanziamento delle universiadi erano previste una serie di cose da fare, tra cui anche la cosiddetta famosa tribuna coperta, sì. Che si farà tra l'altro, spero. Ci sono i finanziamenti, questi restano. Io martedì mattina, ho chiamato stamattina l'ingegnere Basile, martedì mattina mi recherò a Napoli, nei suoi uffici, il commissario dell'università del Basile, esatto, per confrontarmi con lui su quando dovremmo ricominciare per i lavori alla tribuna di Pagani. Nel frattempo, entro fine mese ho avuto rassicurazioni stamattina dall'architetto Zito che saranno messi tutti i sediolini all'interno dello stadio per quanto concerne i distinti. Abbiamo avuto questo prima che cominci il campionato, certificato di staticità anche per la copertura dei distinti, e credo che speriamo che entro prima di Ferragosto possano iniziare anche i lavori lì nei distinti, e quindi anche su questo versante sto lavorando. Ma veramente, guarda, la cosa abbiamo messo a posto, pulito tutto il parco arancio, tutta la variante, non si sapeva dove iniziare perché era un disastro dovunque. Allora, era tutto nell'abbandono. C'era un problema, non è che si affrontava e si risolveva il problema. C'era un problema, mettiamo da parte. Un altro problema, mettiamo da parte. È veramente dappertutto. Ovviamente, giustamente, legittimamente, i miei concittadini pretendono, giustamente. Ma io dico che ci vuole poco forse per far ritornare quell'amor proprio, quell'orgoglio di essere, quel senso di appartenenza ad una comunità che poi deve contraddistinguerla. Ed è questa la cosa più bella, dottoressa, questa è la cosa più bella, perché mi sto accorgendo giorno dopo giorno che c'è tanto amore per la città. C'è tanto amore per la città, adesso l'amministrazione deve quindi collaborare insieme con i cittadini. Per esempio, io dicevo stamattina, dobbiamo mettere una serie di cestini per tutta la città, perché veramente mancano proprio i cestini, perciò abbiamo le strade sporche. O meglio, questa è un'altra delle motivazioni per le quali abbiamo le strade sporche. Mo stamattina mi dicevano che è stata presa una spazzatrice finalmente anche per la periferia della città, perché pretendo
che la città sia pulita non soltanto per quanto concerne la raccolta dei rifiuti, ma soprattutto per lo spazzamento e la pulizia delle strade. La prima cosa che abbiamo visto è che questi operai al lavoro anche rispetto alla pulizia degli argini stradali, delle erbacce, dei fusti che erano cresciuti a dismisura. C'era tanto lavoro da fare, lo stiamo facendo, ripeto, e devo dire la verità, Pagani Servizio, poi ci sta un funzionario del comune di Pagani a cui vanno i miei ringraziamenti per arrivarmi mattina, mezzogiorno, sera e anche la notte, perché poi mi vengono le idee europee, lo chiamo l'ingegnere Tramontano, con il quale stiamo lavorando su Vasca Pignataro, abbiamo fatto grandi cose all'interno del cimitero di Pagani. Andate a vedere un po' come adesso il verde all'interno del cimitero di Pagani. Abbiamo messo due motorette per i diversamente abili all'interno del cimitero. Stiamo riasfaltando tutti i viali che stanno all'interno del cimitero e inizieremo, spero, prima di Ferragosto per l'ampliamento del cimitero. È un impegno che mi viene chiesto dai miei concittadini. Lo lasciai nel 2010, nel 2009 questo problema, adesso me ne occuperò io in prima persona per l'ampliamento del cimitero. Massimo un anno e mezzo, 18 mesi e noi avremo questo ampliamento. Sindaco, lei sa che c'è un problema sicurezza all'interno del cimitero, che continuano i furti, sono state anche messe, sono state messe anche l'impianto di videosorveglianza, credo lunedì mi recherò sul posto per fare un po' di riprese e far vedere ai miei concittadini come abbiamo fatto il cimitero, come stiamo facendo il cimitero. Ieri abbiamo fatto una disinfestazione all'interno del cimitero, perché credo che il segno di civiltà di una comunità si vede attraverso il modo in cui viene mantenuto appunto il cimitero della città. Lei ha parlato della Pagani Ambiente, ci sono delle notizie anche sui quotidiani di questi giorni rispetto a delle scelte che lei potrebbe fare ecco, a stretto giro, è così? O vuole potenziare questa società? Ma parliamo dell'ASPA che si occupa appunto della raccolta smaltimento dei rifiuti. No, vabbè, quello entro il 31/12 deve smettere. Io ho avuto già subito dopo la mia elezione. Cambierà un po' tutto il sistema nuovamente, finalmente, quello regionale. Finalmente. Io il giorno, 3-4 giorni dopo la mia elezione, mi sono incontrato con il dottor Bruno Di Nesta, direttore appunto del ATO, responsabile del lato provinciale, l'ente d'ambito provinciale dell'EDA, e con il quale siamo convenuti, che mi disse che entro fine anno appunto partivano i subambiti. In settimana è stato fatto già un incontro presso la provincia di Salerno per la realizzazione, immaginavo la realizzazione di subambiti all'interno della provincia, immaginavo di fare qualcosa ovviamente qui nell'agro Nocino Sannese, un altro tema di concertazione con i sindaci. Ovviamente Pagani si candida anche per ospitare un sito di compostaggio di 10.000 tonnellate, si candida per fare un sito, ovviamente a Pagani realizzeremo anche un sito temporaneo di stoccaggio dei rifiuti, quindi anche su questo versante sono fortemente determinato, l'idea è abbastanza chiara per come muovermi e per come muoverci, per rendere quanto meno, come dire, doloroso questo momento anche di crisi che stiamo affrontando qui in Regione Campania e quindi anche nella nostra provincia di emergenza rifiuti. Devo dire la verità, ho trovato da parte del dottor Di Nesta grande disponibilità al confronto e al dialogo su quelle che sono le soluzioni da porre in campo per il nostro territorio. Ci sono due temi infine che volevo affrontare che riguardano, diciamo, i cittadini direttamente. Il tema dedicato al sociale, per fortuna Pagani rientra in un ambito dell'ex piano di zona che viene trasformato ed è trasformato in un'azienda consortile che è AgroSolidale, che è già avviata rispetto ad altri territori che sono molto in ritardo rispetto a questo e purtroppo si pagano anche conseguenze di scelte così, perché il sociale dovrebbe essere una delle priorità. No, più che di scelte, di non scelte, perché, per quanto mi riguarda, perché se uno sceglie può pure sbagliare, la scelta può essere fatta bene, può essere condivisa, non condivisa,
Ma la cosa peggiore è quando proprio non si sceglie. Non si decide. Dicevo, avete anche dato un'accelerata rispetto a questo, realizzerete l'asilo nido, il nido sociale che gli altri comuni dell'azienda hanno realizzato. Sono veramente orgoglioso innanzitutto di aver, come dire, recuperato in extremis un finanziamento che si stava perdendo. Perché evidentemente in passato si riteneva di adottare un altro tipo di strategia, quindi di realizzare qui a Pagani, di dare ai nostri concittadini l'opportunità appunto di avere un asilo, un nido sociale per le nostre famiglie. Poi abbiamo messo in campo subito iniziative per i bambini, quindi nel mese di agosto. Campo estivo. Campo estivo, potranno soffrire di questo campo estivo, quindi potranno fare bagno in piscina, poter fare sport, poter fare giochi di gruppo, quindi dalla mattina fino alle 16 del pomeriggio, e questo, di questo ne sono veramente 50 a bambini a titolo totalmente gratuito, perché qualcuno ha chiesto ma quando si paga? Non si paga niente. E poi stiamo facendo, adesso è uscito il bando anche per il soggiorno climatico agli anziani, 7 giorni ad Ischia, perché l'anno scorso hanno detto che si sono trovati bene, 7 giorni ad Ischia, quindi anche questo per me è un fattore estremamente di cui sono contento, perché quando stanno bene gli anziani, quando stanno bene i bambini, quando si curano i diversamente abili, anche su questo versante dobbiamo approvare entro questo mese, dare la possibilità ai diversamente abili di poter parcheggiare in tutti gli stallo a pagamento per 2 ore consecutive. Credo che anche questa è un'altra operazione di sensibilità sociale, di adeguamento a quelle che sono anche le norme della comunità europea. E poi dobbiamo lavorare anche sulla questione della mensa scolastica, perché mensa scolastica, mi dicevano che un bando scaduto da tempo e non è stato fatto il bando. Dobbiamo procedere per vedere in che modo per fare una proroga, perché esigo che i bambini di Pagani, da quando inizierà la scuola, possono usufruire di questo servizio. Non è possibile che si metta da parte il problema. Il problema si affronta e si risolve seguendo quelle che sono le leggi e le regole italiane. E altra tematica relativa, strettamente correlata, che ci viene in mente, visto che lei ne ha fatto cenno, è quella delle scuole. Questa è una fase di non solo di programmazione, anzi quella dovrebbe essere già avvenuta, di interventi e di manutenzione negli istituti scolastici comunali. Anche su questo versante non solo lavoriamo per l'ordinaria, diciamo, c'è stata una ricognizione. Organizzazione, ma stiamo lavorando anche per recuperare anche su questo versante una serie di finanziamenti per alcune scuole di Pagani. Io ho però un cruccio che devo comunque portare a termine in un modo o in un altro, e si chiama Scuola Elementare Manzoni, perché io ho detto e lo ripeto che entro la fine dell'anno devo trovare il modo per andare in gara. Ora dobbiamo capire se ci sono i finanziamenti del MIUR, e di questo poi magari ne parleremo a conclusione di questa di questo mio intervento. Se non ci sono, perché se non ci sono vedremo e troveremo la soluzione per risolvere il problema. La scuola elementare Manzoni deve essere riaperta e io la devo riaprire. Le altre scuole, sindaco, com'è la situazione? No, si sta lavorando su tutto, stiamo facendo una ricognizione su tutto. Anche perché alcune sono messe male, i pressi delle scuole medie, per esempio, le scuole secondarie. Ma sono tutte messe male perché ne ho tutto abbandonato. Per adesso ripristineremo tutto secondo quelli che sono i crismi delle regolarità. Ho avuto un incontro anche con qualche funzionario, perché dobbiamo anche capire che cosa fare per quanto concerne l'istituto professionale di Via Zito, perché là giustamente glielo dice una volta, dice, la preside in passato ha mandato lettere al sindaco, ha mandato lettere alla provincia, giustamente, ma pure lei si è stancata, però finalmente adesso io me ne sto occupando anche io di questa problematica, perché una soluzione si deve dare. Non è possibile, non è tollerabile far stare i nostri ragazzi in quelle situazioni di estrema precarietà ed insicurezza.
Dunque, accanto all'istituto professionale c'è il vecchio liceo scientifico, quello storico della città, il Mangino, che è adesso allocato in una sede sicuramente sì. più idonea ad una scuola, ma lì dovrà avvenire il comando dei vigili. Sì, finalmente della mi dicevano locale. Ieri gli uffici che sono state consegnate le chiavi, finalmente, che hanno completato i lavori. Stiamo aspettando adesso che l'Enel faccia, manca poco 5-6 giorni metterebbe a posto pure loro la situazione, e poi si dovrà procedere con il traslogo da via Carmine lì a via Pittoni, quindi anche su questo versante sto occupando. Nel frattempo sono riuscito ad avere l'altro giorno anche le chiavi delle stanze non dei vigili ma altre stanze di via Pittoni, perché io devo aprire la biblioteca. Dicono che tutti i mobili di archivio storico è tutto stato buttato tutto là dentro, devo andare a rendermi conto del stato dell'arte, perché io devo aprire anche la biblioteca Pagani. Avevamo tanti mobili bellissimi sulla fondazione, ce ne sono stati messi là, vediamo pure come, in che modo recuperare la biblioteca, in che modo recuperare l'archivio storico, in che modo recuperare la pinacoteca, quindi c'è tanto da fare. Tra le altre strutture aperte... La cultura è fondamentale, certo, tra le altre e dobbiamo strutture... recuperare, ovviamente, senza che manco lo dico, i due piani sopra l'auditorium, che erano in uno stato scandaloso. E anche lì c'è un bel progetto, quello forse iniziale dovrete riprendere. Assolutamente, là pure stiamo lavorando, perché... bisogna fare un comitato di gestione di quella struttura, che saranno tutte donne e uomini di questa città che possono dare un proprio contributo in termini di idee, di fattività, di sviluppo per la cultura nel nostro territorio. Vorrei mettere una sede distaccata del conservatorio, sviluppare l'arte della danza, del teatro, del musical, della pittura, della fotografia, quindi c'è tanto da fare, perché ritengo che bisogna dare l'opportunità a tutti i nostri giovani, a tutti i nostri bambini, di poter coltivare l'hobby dell'arte. E avere un punto di riferimento, che pure è importante, perché manca nelle nostre città, un punto di riferimento, di aggregazione giovanile. Assolutamente, questo è un punto di riferimento. Io dicevo, quando lo realizzai a suo tempo, questo deve diventare la cultura, la culla vera della cultura di questa regione. Aprirà anche il centro polifunzionale che allocherete al centro sociale. Assolutamente sì. Che state riprendendo. Sì. Questo lo dico io, insomma, come aggiunta. Davvero in chiusura, però una cosa devo dirgliela. Non so se ha avuto modo di vedere i nostri servizi televisivi. Abbiamo parlato di orgoglio di una città. Questo può essere rappresentato anche dalla presenza in un solo punto di un'azienda che è una multinazionale. Stiamo parlando dell'Ericsson di Via Filettini, che ospita 260 ingegneri, quindi professionisti, laureati che lavorano e fanno un lavoro che è il riferimento mondiale. Adesso stanno lavorando alla sicurezza del 5G. Diceva il direttore Alessandro Pane, è un'eccellenza non solo per l'Italia, ma internazionale. Assolutamente, la settimana prossima ho già intenzione di recarmi presso appunto l'Ericsson per conoscere e complimentarmi innanzitutto con il direttore, e per dire loro che questa città ovviamente è orgoglioso di loro, e qualsiasi cosa hanno bisogno nell'ambito delle nostre possibilità stiamo a loro completa disposizione. Sì, volevo chiudere su una polemica che è venuta fuori dall'ultima seduta di Consiglio Comunale, che è di un parlamentare, Virginia Villani, che parla proprio della scuola Manzoni, prendendo spunto e insomma chiedendole di intervenire in maniera... Sì, io ho letto pure io, però io non volevo fare polemica con l'onorevole Villani, perché l'ho conosciuto quando era direttrice della scuola a Sarno. Lei diceva però alcune cose: le responsabilità politiche sono evidenti a tutti, per noi resta incandidabile, io resterei incandidabile, per l'amor di Dio resto incandidabile per l'onorevole, al di là delle sentenze giuridiche, ma soprattutto per una questione morale e politica. Ebbene, su questo, onorevole Villani, la politica, allora l'etica, la moralità della politica sarebbe quella di fare qualcosa per il territorio, rendersi disponibile per i propri concittadini, essere ricordato perché ho fatto qualcosa, perché io ho fatto tanto per la mia città, ho fatto tanto per la mia provincia. Io mi auguro che anche lei
in futuro, poiché è soltanto un anno, quindi non ha potuto dimostrare moltissimo in questo anno, mi auguro che in futuro possa dare un sostegno, un appoggio, un aiuto a questa comunità. Però io faccio un appello a lei, che è stata eletta a furor di popolo, anche se mi auguro che la legge elettorale, così come lei aveva, i 5 Stelle avevano detto, si possa cambiare e dare la possibilità al cittadino di eleggere i rappresentanti. Non è che uno si mette candidato dalla sera alla mattina e viene catapultato in istituzioni importantissime quale quello del Parlamento. Dicevo, io sono disponibile a sapere, magari recarmi con il consigliere di Pagani a Roma verso il MIUR con il suo sostegno, il suo appoggio, per vedere se questo finanziamento ci verrà o meno accordato, anche perché lei in questa nota sempre dice, per quanto concerne la scuola Manzoni, che a me sta a cuore veramente, onorevole, veramente a me sta a cuore, le responsabilità dello Stato sono attribuite, no, dice, io avrei potuto fare, il consigliere regionale Gambino avrebbe potuto fare di più, forte del suo ruolo a Palazzo Santa Lucia. Onorevole, io non faccio l'assessore regionale, io faccio il consigliere regionale a Palazzo Santa Lucia. Lei è nuova della politica, quindi magari non sa ancora che ci sta una distinzione tra il ruolo di giunta regionale e il ruolo del consiglio regionale. Io faccio un consigliere, sono un umile consigliere regionale di minoranza e mi trovo al centro direzionale. La giunta regionale si trova a Palazzo Santa Lucia, però magari poi glielo scriverò, glielo manderò per lettera e gli farò avere pure un poco pure quelle che sono le funzioni del consiglio regionale, della giunta e del consiglio. Nel frattempo le dico, sono un consigliere, faccio di tutto per Pagani, per la provincia di Salerno e ovviamente per l'Agro Lucino Sarnese, e mi auguro che insieme con lei, che è una persona di spessore politico, anche se soltanto da un anno che fa politica, però si è visto da come si è iniziato a muovere, mi auguro insieme con lei di poter fare cose belle per il nostro territorio. Questo è lo spirito probabilmente anche della polemica, della collaborazione, che diventa polemica costruttiva quando c'è appunto un'intenzione diversa, quella di costruire. Io la ringrazio per essere qui, siamo oltre il tempo limite, davvero, di aver raccontato un po' quello che intende fare per la città di Pagani da neo sindaco appunto sul territorio, e grazie ovviamente ai telespettatori per averci seguito. Arrivederci. Arrivederci.